Sì, ciao Lucio, ciao, ciao. Allora ragazzi, è con noi uno dei partecipanti alla manifestazione dei gilet arancioni, mancava, manifestazione mancava, non so mancava, di che mancava. Cosa, le varie manifestazioni contro l'universo mondo, contro il governo, eccetera. Davide il Vichingo, buonasera, buonasera Vichingo. Pazzesco. Come andiamo? Buonasera Giuseppe, buonasera Cruciani, chiamami per piacere Padre Davide. Padre Davide, sì. Padre Davide, ecco, hai ragione. Questo padre... per fare, ecco, questa, allora, cari ascoltatori, questa parte di trasmissione è molto importante, stiamo cercando di farvi capire chi c'era in piazza col generale Pappalardo. C'è un signore che in passato cantava cuccare non cuccare, forse ci abbiamo ancora quella memorabile canzone di qualche estate fa, cuccare sì. non cuccare, è l'inno nazionale, è una stronzata simile, poi dice di essere il nipote di Bruno Vespa, nipote di Mussolini, e adesso si improvvisa esorcicio padre questo Davide, signore padre Davide. Era ma vaffanculo, questo signore era in piazza col generale Pappalardo e io, vostro onore, non ho altro. No, da padre Davide ha fatto un esorcismo contro, mi sembra di capire, sì, contro Bill Gates, giusto Davide? È giusto padre? Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che sono pronipote di Benito Mussolini da parte di Donna Rachiere. Vabbè, adesso, da parte di Fava. Sì, ho fatto l'esorcismo. Tanto nessuno può confermare, aspetta. Può smentire. Aspetta. No, però scusami, su questa cosa qui nessuno può smentire, purtroppo. Sono morti entrambi e quindi uno è che può dire vabbè, comunque, che è vero. Lasciamo non è vero. Passare sta cosa. Padre Davide, sì. Hai fatto un esorcismo. Ma la musica c'è per piacere, succhiare o non succhiare? Vabbè, lì, dopo, me la tirate fuori per dopo per piacere. Padre, vuoi fare questo esorcismo per noi contro Bill Gates? Ce l'hai la foto davanti? Ce l'hai la foto? Ho già preparato la foto, la candela di Padre Pio, sì. E sono pronto. Però vai, vai. Vorrei dire sì. al fratello Parenzo sì. Che mi lasci parlare, se no parla solo lui, esatto, e chiamate qualcun altro. Bravo padre, giusto, hai ragione. Vai, parti con l'esorcismo nei confronti allora, di Bill Gates. Vai. Ho acceso la candela, ho la foto di Bill Gates con scritto, la foto uguale che avevo ieri in sì. Piazza del Popolo a Roma il 2 giugno. Sì. In questa foto c'è l'immagine sorridente di questo satanista con scritto in inglese The Antichrist 666. Ed ora con l'esorcismo di Papa Leone XIII invito questo anticristo a scomparire, a pentirsi, a uscire da quel corpo. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii tu nostro sostegno contro la perfidia e gli insidi del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, se ne preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali erano nel mondo per perdere le anime. Amen. La foto sta bruciando lentamente. Sì, ieri. Lasciamola bruciare, sì. Lasciamo bruciare la foto, ecco, di Bill Gates. È scesa nel bidone adesso... di metallo che avevo di sotto, sta facendo fumo, è rimasto solo cenere. Oh, cenere sì. Alla cenere, polvere alla polvere. Perché polvere. Ce l'hai tanto medici con Bill Gates? Al malato, medici al malato. Perché ce l'hai tanto con Bill Gates, padre Davide? Perché ce l'hai tanto col signor Bill Gates? Hanno toccato i bambini, fratello Giuseppe. Ma chi? Ma fratello Giuseppe, chi fratello? Hanno centinaia di migliaia di bambini nei paesi poveri. Ma con che in cosa? In India quest'uomo ha regalato ospedali. Appunto, Per certo, trasformare il laboratorio e fare esperimenti con i vaccini. Ma chi l'ha detto? Sui bambini. Bambini che adesso sono menomati, bambini che sono morti, ti tocca i bambini, Dio non ha pietà, non c'è misericordia, sta scritto nel Vangelo, se posso dire queste ma parole, c'è? Se non Bill offendo, diciamo. Fratello Parenzo, posso dire le parole Vangelo? Dice ancora fratello, dici fratello ti querelo per via immediata, raccomandata ai vicini di ritorno. Dillo lo stesso, dillo cazzo. Crocifisso Gesù, sempre, lo so bene no, che ti senti in colpa per aver crocifisso Gesù. Io non ho crocifisso proprio nessuno. Ma imbecille che non sei altro, non ho crocifisso nessuno io, cretino so che non sei altro. So che ti sei pentito, lo so, che sei una brava persona, lo so. Ma lo vuoi mandare a fare in culo tu? Ma non mi sono pentito di che cosa con questo qua? Ti sei pentito di aver mandato crocifisso Gesù. Cosa volevi dire? Cosa volevi dire, padre? Padre, cosa volevi dire, padre? Voglio riportare le parole di Gesù. Dimmi. Chi tocca il più scritto nel Vangelo? Sì. Chi tocca il più piccolo dei miei fratelli, sì, è meglio che si legasse una pietra di macino intorno al collo e si gettasse in fondo al mare. Gesù non ha misericordia per chi tocca i bambini,
quello che hanno fatto a Bibbiano, quello che hanno fatto in tutti i comuni d'Italia, in cui i servizi sociali, il SS del comune, insieme ai carabinieri e la polizia di Stato, portavano via a famiglie povere, cosa i bambini dalle braccia delle mamme, è una vergogna che Dio non perdona. E presto i vostri capi, i vostri burattini, che ricevono come il Presidente del Consiglio la telefonata da Bill Gates, dovranno rendere conto a Dio e ai suoi angeli della vendetta. Grazie padre. Ma che grazie? Grazie a voi. Grazie a te.